quanto a gol, qualche buono insomma ne fa a mezza la cabina, qualità e quantità. Simone Bernicchi lo chiama il fratellino. Buonasera Thomas Ventanni, centrocampista del Città di Buonasera. Castello. Thomas, lo riconosci insomma lui, eh? Sì. Mamma mia, lui è meglio 3 no look in una partita. Se perde 3-0 e fa 2 no look e un tunnel, lui ha vinto. Sì, Thomas, chi la spunta, Trestin o Subasio? Spero la Subasio dei miei amici, non me ne voglia Matteo. Però conosco Gianluca, Gabriele, Simone, spero vincano loro. E poi ci vedremo parecchie immagini anche di Ruta, Città di Castello e non solo. Complimenti a Thomas Ventanni, si vede che ha imparato proprio da Simone Bernicchi, insomma, il feeling con la porta è un po' quello. Luciano Mancini diceva guarda un po' gol di testa, gol di piede, insomma anche Giuliano De Matteis domenica ha detto si augura di fare un gol a 9 anni, il che a tutto dire è una soddisfazione questa. Senti, sei pronto, mister? Sei pronto perché... No? Aspetta, cosa facciamo? Perché Alessandro e Sabatino sono andati a ripescare quando hanno saputo Thomas Ventanni era ospite, una delle canzoni più belle di Massimo Ranieri, in ossequio proprio a Thomas Ventanni, che fra poco si esibirà in 20 anni di Massimo Ranieri, ma siccome è una prova particolare che soffre e non poco, ha una tensione incredibile da quando è arrivato qua in studio, serve la carica di Luciano Mancini. Allora immagina di essere nello spogliatoio, fra poco si entra in campo, vai. Sta provando in continuazione. Vai, caricalo. Forza, giovane Kenny. Sei sulla strada buona. Thomas Ventanni canta a 20 anni. La mia vita cominciò come l'erba, come il fiore, e mia madre mi baciò come fossi il primo amore. Na 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 na. Nasce così la vita mia, come comincia una poesia. Io credo che lassù c'era un sorriso anche per me, la stessa luce che si accende quando nasce un re. Bravo. Guarda, ti faccio i complimenti a nome di tutti, complimenti Thomas, la definizione per te l'ha trovata Giuliano De Matteis, Thomas Ventanni è un gran... Ho detto doti canore proprio, no, però cioè, non è da tutti i giorni cantare con l'accompagnamento di B.B. King. Cioè, Saba, sei splendido, nero così, io direi che tutti i venerdì oramai puoi presentarti nero così, veramente. Ricordo un po' anche Barry White. Sì. Il meglio proprio di Barry White, diciamo. Però, come detto, diamo un minimo di parvenza, di serietà, parliamo allora un attimo, Città di Castello in lotta per la salvezza, perché fra poco ti massacreremo, quindi prenditi almeno 45 secondi seri anche da chi ti guarda a casa, che ti conosce, dopo aver visto Sabatino questo primo piano, puoi solo fare di meglio. Un Città di Castello, come detto, in lotta per la salvezza, però insomma lì dietro è dura anche perché Pianese e Viareggio non solo non mollano. Ma noi siamo lì, dentro i playout non ci siamo mai stati, speriamo neanche di starci. Abbiamo due partite adesso difficilissime, incontriamo la Massese fuori casa e il Borgo in casa, il Sansepolcro. Se facciamo bene queste due partite, faccio tutti gli scongiuri, credo che la salvezza la otterremo. Però fino all'ultima giornata, naturalmente le altre non ti regalano niente, quindi cercheremo di fare il nostro meglio, però con l'avvento del nuovo mister credo che otterremo la salvezza tranquillamente. Con Silvano Fiorucci in panchina, però, senti, la domanda è d'obbligo. Perché non sei andato anche te alla Subasio, visto che ti hanno cercato a dicembre, Gianluca Porricelli ha fatto almeno 6 ricariche per portarti alla Subasio, invece non volevi giocare più con Bernicchi, giusto? No, infatti, ci ho giocato l'anno scorso, abbiamo vinto un campionato, gli ho detto Simo, un'altra volta ti faccio vincere un altro campionato, è troppo facile. Allora sono rimasto a Città di Castello, se no anche il Trestina dopo si arrabbiava. Sarebbe stato troppo facile per la Subasio a quel punto, certo avresti spostato gli equilibri in maniera importante, però a dicembre perché Thomas Ventanni non è andato alla Subasio? Perché guardate qual era il suo stato di forma, abbiamo proprio un'immagine, eccola qua. Questa è la panza di Thomas, non appena Massimo Cocciari l'ha vista, ha messo subito una croce sul suo nome per quanto riguarda la campagna acquisti. Poi anche perché dicevamo
Thomas Ventani è uno sempre sveglio, uno che durante le trasferte partecipa sempre attivamente, come possiamo vedere. Però, mister, credo che tu l'abbia conosciuto così, quando giocava con te, l'ha fatto debuttare, eccolo. Sì, era lui. Credo fosse proprio lui, e fra l'altro un momento un po' negativo. Ha detto che era un fuori quota. Era fuori quota. Quanti anni avevi qui, Thomas? Ah, 10. E ha detto anche che avrebbe giocato lo stesso, però. Sì, beh, a minimo. A quell'età Simone già faceva i no look, insomma, eh. Il sabatino faceva 63 gol a campionato. La maglia del Nocera. La maglia del Nocera. E poi abbiamo detto un momento difficile, anche perché questa è la foto di copertina di Facebook di Thomas Ventani. La vuoi commentare te? Avevamo vinto il derby, questo era un momento veramente stupendo. Importante. Però dopo è dura. Ultimamente è molto dura per il Milan, purtroppo. Senti Ale, come lo ringrazierebbe Silvio Berlusconi, Thomas Ventani, che ha questa foto di copertina su Facebook? Che dovrebbe cambiare il cognome, perché è da 20 anni che non vinciamo più niente. Thomas, contro la Collegiana avete avuto qualcosa, invece voi con Città di Castello era filato tutto liscio. No, l'andata solo 4-0 ci hanno fatto, per il resto tutto liscio e filato. Per loro. Per loro. 4-0 per loro, sì. Eccoci di nuovo a Caffè Sport. Nella faccia pubblicitaria si commentava il sovrappeso di Thomas Ventani nella foto che ci siamo visti qualche minuto fa. Insomma, era un po' in difficoltà, Thomas. Abbastanza. Però, insomma, tu non sei uno che fa queste cose, neanche Simone, insomma, voi siete sempre precisi, eccetera. Per conferma, guardiamoci questo contributo filmato. Ho visto fare di meglio solo a Sabatino, devo dirvi la verità, insomma. Che circostanza è? Saba, no, prima un commento te, insomma. Fra l'altro, chi è che balla e muove anche il giubbino? Mazzoni. Ah, benissimo, Mazzoni, che salutiamo, complimenti, perché insomma veramente potrebbe, immagino abbia studiato da Cledi, perché nelle movenze insomma. Però abbiamo detto, si chiamano fra di loro fratellini, perché guardiamo come sono carini, un accenno l'abbiamo visto anche prima. Qui dove siete, queste foto? Negli spogliatoi, a Castello. Ah, vi fate sempre foto così negli spogliatoi, sì, anche tu Saba ti fai foto nudo negli spogliatoi? No. E qui, eccomi qua invece. Sai dove dormivo? Uguale. Stessa posizione. Questo sul fotografo giacino. Era sempre Kinea. Ah, è sempre Kinea, sempre che lì. Fa foto. Quindi le foto le fa Kinea, le riprese invece Gianluca Porricelli, sì. Abbiamo scoperto. Ma sognano di stare in barriera qui. Si chiude qui anche questo appuntamento di Caffè Sport, una versione semi-tribale dedicata, come detto, all'Africa. Un grazie speciale a tutti gli ospiti che sono stati con noi. Senti, come verrebbe? Venite qua, mettetevi qua vicino a fianco, mettetevi qua a primo piano, venite qua davanti, mettete davanti, ok? Vai, accennate con le mani, accennate un momento con le mani. Vai, parla anche te. Ti metti vicino, tutti e quattro, mister, fatelo con la maglietta, accennate waka waka con le mani, così segui Simone, vai. E questo appuntamento di Caffè Sport si chiude qui. Buona settimana a tutti. Appuntamento a venerdì prossimo a Nairobi. Un saluto a tutti.